Ciao, ieri sono stato a Decathlon e niente, sono stato incuriosito da sto prodotto qua. È un pasto secco, c'è scritto beh, cibo da montagna e niente, voglio provarlo. Praticamente sono quelle buste che si tagliano, si mette dentro l'acqua, si aspetta un po' e poi dovrebbe uscire qualcosa, si spera di mangiarle. Che dire, adesso è inutile stare qua a fare l'elenco del contenuto, delle cose. Penso che se uno vuole va sul sito della Decathlon e trova la descrizione di come è fatto e di cosa c'è dentro. Diciamo che leggendo gli ingredienti non sembra fatto malissimo, ecco. La maggior parte sono carboidrati. Ci sono una buona parte di proteine, c'è un po' di grassi, vabbè, insomma, adesso vediamo cosa succede. Praticamente le istruzioni sono appunto di tagliare il sacchetto, c'è già una specie di tacca, mettere dell'acqua calda, adesso è lì che si scalda nel camino, e chiudere, aspettare 5 minuti se non sbaglio. Sì. O meglio, prima mescolare, poi chiudere e aspettare 5 minuti che si prepara la cosa. E quindi niente, adesso provo e poi vediamo cosa ne esce. Ne esce un buon profumino, anche se non è ancora pronta. Il sacchetto dentro è, vedo, plastificato, quindi ovviamente se no l'acqua andrebbe per conto suo. Ecco, mi sembrava di capire che c'era. Ah sì, ecco sì, dentro praticamente sul. Non so se si riesce a vedere, ma credo, bah, forse qualcosa. Non so se si vedono quelle strisce qua sul lato del pacchetto, dovrebbe servire per misurare la quantità d'acqua che va dentro. E qui c'è segnato di riempire fino al livello 6. E il livello 6 è più o meno dove arriva il contenuto. Ci sono dentro praticamente delle pallottoline di questo genere, che credo sia la carne secca, e si vede questa minuscola pezzettino di pasta. Va bene, dai, bando alle ciance, mi sono preso le pattine perché adesso sperando di non fare un disastro ecologico. Allora, vediamo il 6 dove sta. Eccolo lì. Ecco, certo. Quindi mescolare. Ah no, quelle pallottoline rosse che ho fatto vedere sono il sugo, perché sotto mescolando sale della carne secca, ovviamente. Ecco fatto. Adesso quindi chiudo la bustina e la lascio qui a prepararsi 5 minuti. Ovviamente non tengo qua 5 minuti a vedere cosa succede e altrettanto ovviamente qui sono in casa, quindi anche se sono qua vicino al camino perché ho i caloriferi spenti e non li voglio accendere. Se si è in un ambiente freddo questo
questo pacchettino va sicuramente in qualche modo messo al caldo, perché sennò in 5 minuti l'acqua, anche se dentro è bollente, cioè diventa fredda e si mangia una roba fredda. Quindi ci vediamo fra 5 minuti. Ok, i 5 minuti sono passati. Ho coperto il sacchettino con un cappello di lana, perché anche se qui fa caldo, ma mi sono accorto che perde calore abbastanza velocemente. Allora, adesso apro, vediamo un po', giusto per... Sì, è tiepido, eh. Questo è un misuratore. Beh, diciamo che segnala attorno ai 50 gradi, non so, sì, comunque calduccio, dai. Ripeto, se uno volesse mangiarlo in un ambiente freddo, riscaldando l'acqua sul fuoco, quindi essendo fuori, verso l'acqua, su una cosa che ha una temperatura molto bassa, e quindi, ripeto, va in qualche modo protetto per fare in modo che primo si prepari e secondo mangiare qualcosa di caldo. Allora, vediamo un po' cos'è uscito qua. L'acqua non è stata assorbita tutta. Presente, però vabbè, diciamo che fa da sughetto. Una parte forse della pasta è rimasta in alto, e adesso devo capire se ha fatto tempo a reidratarsi oppure no, perché quella sotto sicuramente sì. Ancora un pochino. Il profumo devo dire che è invitante. Adesso bisogna vedere prima di tutto, appunto, se la pasta si è, cioè, come dire, si è reidratata e diventata morbida, perché se è rimasta secca è un problema. Il resto penso di sì, perché sia la carne che quelle pallottoline di sugo, però dai, proviamo. Scordarsi la pasta con ragù alla bolognese, fatto anche da chiunque, anche da se stessi, non parliamo di mogli, di mogli, di nonne, di madri, anche quello, vabbè. Però devo dire che il sapore non è malaccio. Resta, diciamo, pochino brodosa, però vabbè, non credo che sia normale, cioè beccare esattamente la quantità giusta d'acqua che viene assorbita. Ecco, ci siamo capiti, no? No, dai, si può mangiare, non è male. Il costo adesso non mi ricordo se era 4,90 euro, facciamo conto 5 euro la bustina. Devo dire che cresce anche, cioè la quantità dentro, una volta che è reidratata, c'è anche un suo peso, perché facciamo conto che sono 120 grammi il contenuto della bustina, più ci si aggiunge, e qui io vi ho messo dentro circa 250 cc d'acqua, non è entrata tutta, facciamo 200, insomma diventa circa 4 etti di roba, quindi tutto sommato riempie. Ecco. E niente, dai, ci
adesso me la magno, vi saluto, spero che ci sentiamo un po' più avanti, se non ci sentiamo vi faccio già gli auguri, anche se presto, di Buon Natale, e vabbè dai, ciao, ciao a tutti, eh. Ciao.